Bella ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video del canale. Oggi siamo qui perché andremo ad analizzare meglio, a parlare un po' più nei dettagli di Facundo Gonzalez, che sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Prima di iniziare, però, vi ricordo di lasciare un like e magari anche un'iscrizione se i contenuti vi piacciono e se ritenete opportuno iscrivervi al mio canale. Per favore fatelo, ho raggiunto 50 iscritti, ne mancano solo 9, quindi stiamo crescendo velocemente e spero di continuare così. Allora, ragazzi, andiamo innanzitutto a partire dal presupposto di quanto potrebbe averlo pagato la Juventus. Allora, il suo valore su Transfermarkt più o meno si aggira a quello di 1 milione di euro. Però, ovviamente, un giocatore, se vale 1 milione, magari in alcuni casi lo vendi a 5, per dire. Però, questo giocatore, perché secondo me è stato pagato poco? Perché comunque il suo contratto scadeva nel 2024, quindi comunque quando un giocatore scade piuttosto che il club, piuttosto che lasciarlo andare via a zero, lo vende, logicamente. E poi perché comunque il Valencia, che recentemente ha anche venduto Musa al Milan, potrebbe uscire un video questa sera in cui magari si avranno un po' più di dettagli. Magari anche essendo non più una squadra di alta classifica, ma di bassa classifica che lotta per non retrocedere, penso che magari dal punto di vista finanziario potrebbe avere anche bisogno. E quindi quello là è già un altro motivo. Poi adesso andiamo a parlare delle statistiche di questo Facundo Gonzalez, perché lui ha realizzato la bellezza di 37 presenze nel Villarreal B, come se fosse, cioè nel Valencia B o Valencia Under 21, mettiamola così. Ha realizzato 37 presenze facendo un golettino e un assist. E alcuni diranno è poco, però il punto è che lui è un difensore. Innanzitutto è appunto un difensore centrale. Ed è bravo coi piedi, questa cosa è un grande vantaggio, un mancino, quindi probabilmente giocherà a destra, cioè difensore centrale destro perché è mancino. E quindi comunque ha dei piedi, questa cosa non è per niente scontata, perché ci sono dei difensori che sì, sono bravi con la testa, sono bravi a difendere, ma poi i piedi tirano fanno dei tiri orribili. Poi un altro aspetto che bisogna andare a tenere conto è che Facundo Gonzalez è stato nominato il miglior difensore del Mondiale Under 20. E comunque lui è uruguayo, e chi l'ha vinto il Mondiale Under 20? L'Uruguay, lui, miglior difensore del Mondiale Under 20, uruguayo, l'ha vinto l'Uruguay, quindi comunque è campione uscente del Mondiale Under 20, non del Mondiale, però comunque sempre un mondiale, e anche se di serie minore, comunque qualcosa direi che conta, ragazzi, conta. E comunque, da quel che si legge, perché i dettagli non ci sono ancora perché erano ancora da definire effettivamente, si parla di un prestito, formule strane, robe del genere. Dico la mia, lo pagheremo 2 milioni o 2 milioni e mezzo, 5 massimo e minimo 2. Secondo me sarà un prestito con o diritto o con obbligo oppure direttamente a titolo definitivo. Spero con obbligo perché sinceramente lo voglio. Scusate per il casino che c'è in questo momento. E quindi ragazzi, sono felice di questo acquisto molto perché è un colpo alla Giuntoli, un colpo alla Giuntoli che secondo me ci sta di brutto. Poi comunque mi piace anche il modo in cui la Juventus l'ha preso perché, come si dice, tra i due litiganti il terzo gode. C'era il forte interesse del Milan e anche quello della Salernitana. La Juventus ieri pomeriggio ha detto a Valencia, in poche parole gli ha detto: sono interessato al tuo giocatore, la sera l'ha comprato. Quindi un'operazione lampo, e a me piacciono queste operazioni lampo, perché comunque il calcio ormai purtroppo sta diventando una questione. Cioè, le squadre italiane non fanno più il mercato come una volta.
La Juventus una volta si poteva permettere, senza fare cessioni, di spendere anche 50-60 milioni. Ormai 15 milioni devi aspettare di vendere qualcuno. Perché Frattesi non è andato all'Inter prima? Perché l'Inter doveva cedere Brozovic. Quindi comunque queste trattative mi piacciono e non poco. Quindi ragazzi, il video finisce qua. Abbiamo parlato della mia opinione su Facundo Gonzalez. L'abbiamo valutato nel complesso. Fatemi sapere se a voi piace come giocatore. Date un voto. Dategli un voto perché secondo me comunque merita. Merita tanto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se il contenuto vi è piaciuto. Noi ci becchiamo in un prossimo aggiornamento, probabilmente su Musa. Bella!